Gea, la merda non si mangia, dalla merda nascono i fiori. Gea e... No, solo animali. Ah, solo animali. Animali con 8 zampe. 725 è il più furbo. 725. Leonardo si svegliava presto, ma rimaneva per lungo tempo ad ascoltare il giro dei venditori ambulanti che offrivano lattughe come l'acqua o fichi d'India migliori del gelato e domandavano a voce alta alle loro mele: ma perché? Perché siete così dolci? Quella di stare sdraiati sul letto, al buio, è una posizione più comoda per far scorrere il tempo. Una volta chiudendo gli occhi, un'altra aprendoli e non vedendo nulla, una volta porgendo orecchio alla strada, un'altra alle mosche che cercano il giorno sul filo delle imposte, una volta addormentandosi, un'altra facendo pensieri che potrebbero molto bene far parte di un sogno. Si scivola dalle 8 alle 11, tac, in un colpo solo. Alle 11 Leonardo si alzava dal letto, si lavava, faceva colazione, si vestiva e prima di uscire appoggiava per qualche tempo la fronte sui vetri del balcone e osservava la piazzetta sottostante. Queste piazze in cui non accade nulla, come mai non accade niente? Vediamo un po', osserviamo in che modo non accade niente. È uno spettacolo interessante, è sempre nuovo e alla fine inspiegabile, questo di una vita che non arriva a partorire mai nulla. Ehi,